Buongiorno Rosa Pacello, Slow Food. Buongiorno a voi e grazie di venirci sempre a trovare. Buon anno. Buon anno. Questo è il primo mercato che facciamo dell'anno nuovo. Sì. E quest'anno la FAO ha decretato l'anno dei legumi. Questo di oggi è il terzo appuntamento che facciamo con i legumi. I mesi scorsi abbiamo fatto la lenticchia di Villalba, presidio Slow Food. Poi abbiamo fatto il cece di Cicerale, sempre presidio Slow Food. Oggi presentiamo il fagiolo canario di Schito, che è un fagiolo antico che cresce in una zona di Castellammare, quasi Sapienza, vicino a noi. Vicino a noi. È poco conosciuto e fa. Come l'ho cucinato? Allora, ho messo a bollire. Senti, questo qui è l'assemblaggio. Un profumo da far venire l'acquolina in bocca. È un assemblaggio un po' molto casalingo, nel tempo ci organizzeremo un po' più professionalmente. Allora, ho messo a bagno questi fagioli per una notte, li ho cotti, bolliti come si fa normalmente per 2 ore. E ho messo dentro carote, porro, sedano, prezzemolo, aglio e l'ho fatto bollire per 2 ore e questo è il loro brodo di cottura. A parte ho fatto sbollentare delle cotiche, orecchie e un fetto di maiale. L'ho pulito, l'ho tagliato a rondelle e sono queste qua che vengono messe separatamente sul piatto. Poi ho preparato un pesto di pomodoro secco di Controne, sedano di casa mia e aglio di casa mia. Con l'olio e ho fatto un pesto di pomodori secchi, sempre da guarnire sul piatto. Un filo d'olio sorrentino e un pezzetto di tarallo dolce di Castellammare, dolce perché non dolce con lo zucchero, ma dolce perché non ha niente, è fatto solo di farina e biscottato, acqua e farina, quindi molto semplice come sapore. Rosa, ma qui è una cosa semplicemente divina. Mi è piaciuto, già mi sono arrivati alle orecchie gli assaggini dei produttori. Perfetto. E che vi dico, grazie Positano News, ma grazie a Slow Food, grazie a tutti i volontari della nostra condotta, Costiera Sorrentina e Capri, che lavoriamo tanto, lo facciamo solo come volontari, per il piacere di stare insieme di stare insieme e di far conoscere tante bontà del nostro territorio che molti non conoscono. Grazie, grazie a voi.